Salve, buongiorno e benvenuti. Io sono Violetta e questo è Te lo dico io, la mia mini rubrica settimanale in collaborazione con il canale di cinema Scream Week. Ami il cinema ma non gli stai dietro? Il weekend si avvicina e non sai cosa ti propineranno in sala? Non ti preoccupare perché te lo dico io. Questa è una settimana molto speciale perché è la settimana di San Valentino. Dice che c'entra? C'entra! Perché quest'anno per la settimana di San Valentino esce un film d'amore che le fan del libro aspettano come il messia. Che libro? Ma il bestseller con 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo. 50 sfumature di grigio. Giovedì 12 febbraio approda nei cinema italiani l'adattamento cinematografico del bollente romanzo di Erica Leonard James. La scrittrice inglese, senza saperlo, ha comprato un biglietto vincente della lotteria quando ha scritto una fanfiction su Twilight e poi l'ha trasformata nella torbida storia d'amore tra la studentessa Anastasia Steele e il colletto bianco Christian Grey. È la storia di una studentessa di letteratura a cui l'amica che lavora al giornaletto da scuola chiede di sostituirla per un'intervista a tale Cristiano Grigio, amministratore delegato dei delegati delle delegazioni delegate? Densa sa che, insomma comunque uno importante, fico, giovane e ricco. Persone che capita di incontrare quotidianamente alle studentesse di letteratura. Lei arriva e fa il primo figurone de cacca, inciampa. Allora lui la raccatta dal pavimento e lei, invece di fargli le domande concordate con l'amica, comincia a fare domande a caso. Così lui, invece di buttarla fuori a carci, rimane affascinato da ciò. Dicevamo, figo, giovane, ricco, ma c'è un ma. Vagamente disturbato, con tendenze alla mania del controllo. Invece di corteggiarla con una cena fuori, un cinemino e una scatola di cioccolatini, lui gli fa firmare un contratto. Vuoi stare con me, bambina? Allora devi fare tutto quello che dico io. E se non lo fai, te legno. Figo, giovane, ricco e sadomasochista. Una cosetta facile da accettare e semplice da gestire, no? Ma lei è quella delle domande a casaccio e quindi accetta. D'altronde Christian ama picchiare le donne perché ha una lacrimevole storia familiare alle spalle. Povera Stella. Riuscirà Anastasia, in preda ad una crisi mistica da sindrome da infermierina, a curare gli squilibri di Cristiano il Grigio mentre si fa amorevolmente legnare da lui? Scopriamolo al cinema! Anastasia Steele è Dakota Johnson, figlia di Don Johnson e Melanie Griffith. In effetti assomiglia alla mamma. Lui invece è Jamie Dornan, ex modello e visto anche in Once Upon a Time. Ma in realtà il povero Jamie dalla faccia un po' anonima non è stato la prima scelta. La prima scelta era Charlie Hunnam, visto già in Pacific Rim. Ma Charlie a pochi giorni dalle riprese si è dato alla macchia. Vi saluto, tante care cose a tutti. Il popolo di internet avrebbe tanto voluto vedere nei panni de Cristianone Matt Bomer, il bambolotto di Magic Mike e White Collar. Ma niente, comunque secondo me Bomer batte Dornan 10-1. Ma se non è il sadomaso che vi tira questa settimana, lasciamo andare frustini, manette e abitini succinti di pelle e passiamo a un candidato a 5 premi Oscar, Whiplash. Whiplash è un progetto che il regista Damien Chazelle insegue dal 2012. Purtroppo la sceneggiatura scritta da lui stesso è entrata nella blacklist di Hollywood, che tradotto sarebbe che in sacca cava nessuno. Così Damien ci ha fatto un cortometraggio ed è riuscito a farsi notare da alcuni produttori al Sundance Film Festival 2013. Il film con protagonisti Miles Tellers e J.K. Simmons è stato un grande successo e ora arriva finalmente anche in Italia. Andrew, 19 anni, sogna di diventare uno dei migliori batteristi jazz della sua generazione. Ma la concorrenza è spietata al conservatorio di Manhattan, dove il ragazzo si esercita con accanimento. Il nostro giovane ha come obiettivo anche quello di entrare in una delle orchestre del conservatorio, diretta dall'inflessibile e feroce professore Terence Fletcher. Quando infine riesce nel suo intento, Andrew si lancia sotto la sua guida alla ricerca dell'eccellenza. La troverà? Ma se è di thriller che avete voglia per elettrizzare la serata, arriva Taken 3. Gli hanno rapito la moglie nel primo, a figlia nel secondo e ora tocca al gatto. Sto scherzando. Ma non scherzo quando dico che sta tornando il vendicatore più cattivo del cinema, al quale, se non l'aveste capito bene, è meglio non rapire nessuno. Eccetelo qua. Liam Neeson torna nei panni dell'ex agente della CIA, Brian Mills, nel nuovo episodio partorito dalla mente di Luc Besson. Stavolta però, siccome avevano finito i parenti da rapire, sarà lui quello in fuga perché ingiustamente accusato di omicidio. Lo acchiapperanno? E se amate le pecore e lo stop motion? Strano abbinamento, lo so. Ma non tanto perché dai creatori di Wallace e Gromit e Galline in fuga arriva un intero film con protagonista la simpaticissima pecora Shaun. Tutti al cinema a fare il tifo per lei. Grazie per aver visto questo video. Cosa sceglierete di vedere al cinema questo weekend? Vi saluto, vi aspetto ai prossimi appuntamenti e vi ricordo di mi piacere e followare le pagine Facebook e Twitter di Scream Week per non perdere nemmeno una news. Io sono Violetta e mi trovate su tutti i social e su YouTube come Violetta Rocks. Ai prossimi appuntamenti. Ciao!